Ah, come il problema di Marcio è lo stesso dell'andata. Abbiamo fatto 3 punti col Catania a differenza, e 1 col Modena, e il contrario all'andata abbiamo vinto col Modena e pareggiato al Catania. Ripeto, la cosa che dico ai ragazzi che vorrei che succedesse per tutto l'arco del girone di ritorno è il modo in cui abbiamo affrontato le partite nel girone d'andata. Solo quello mi preoccupa, la mentalità con cui noi andiamo a affrontare ogni singola partita. Io, come ho già detto più di una volta, per me la preoccupazione più importante è recuperare il più presto possibile gli infortunati. Poi io non ho da fare nessuna richiesta, io alleno i ragazzi che la società mi mette a disposizione e basta. Quindi la cosa più importante per me è recuperare questi infortunati. Poi ripeto, per quanto riguarda le altre squadre, non è detto che muovendosi sul mercato sicuramente si possono ottenere gli obiettivi oppure raggiungere gli obiettivi, però ci sono delle squadre che si stanno muovendo sul mercato. Anche il Pescara stesso ha fatto degli acquisti e non indifferenti. Quello che mi preoccupa è che magari possiamo fare l'errore di guardare la squadra avversaria. Il Varese in questo caso, per la posizione di classifica in cui si trova, dove bisogna considerare anche dei punti di penalizzazione. Ma sono convinto che i ragazzi non commettano questo errore. Come dice giustamente lei, io la partita l'ho vista quasi tutta. Il secondo tempo ha chiuso nella propria area il Carpi, ma seriamente, cioè nel senso, ha avuto diversissime palle gol cioè pareggiarla avrebbe potuto recriminare sul pareggio. Quindi guai a sottovalutare una squadra che negli ultimi anni ha sempre cercato di raggiungere l'obiettivo dei playoff, una caratura di giocatori comunque importanti di categoria. E, ripeto, sta a noi. Poi non è facile, comunque ha delle caratteristiche particolari che possono mettere in difficoltà fuori casa, perché comunque hanno giocatori veloci. Ripeto, sta a noi non sottovalutare l'avversario, però sicuramente non sarà una partita facile, sicuramente noi non ci possiamo permettere di valutare la squadra avversaria in base alla classifica in cui ci troviamo adesso.